Lascia andare le persone che non sono pronte ad amarti. Questa è la cosa più difficile che dovrai fare nella tua vita e sarà anche la cosa più importante. Smettila di fare conversazioni difficili con persone che non vogliono cambiare. Smettila di presentarti alle persone che non sono interessate alla tua presenza. So che il tuo istinto è quello di fare di tutto per apprezzare chi ti circonda, ma è un impulso che ti ruba tempo, energia, salute mentale e fisica. Quando inizi a lottare per una vita con gioia, interesse e impegno, non tutti saranno pronti a seguirti in questo luogo. Questo non significa che devi cambiare quello che sei, significa che devi lasciare andare le persone che non sono pronte ad accompagnarti. Se sei cancellato, insultato, dimenticato o ignorato dalle persone a cui dai il tuo tempo, non fai un favore continuando a offrire la tua energia e la tua vita. La verità è che non sei per tutti e non tutti sono per te. Questo è ciò che rende così speciale quando incontri persone con cui hai amicizia o amore corrisposto. Saprai quanto è prezioso perché hai provato ciò che non è. Più tempo passi cercando di farti amare da qualcuno che non è capace, più tempo perdi privandoti della possibilità di questa connessione con qualcun altro. Ci sono miliardi di persone su questo pianeta. E molte di loro ti incontreranno al tuo livello di interesse e impegno. Più resti coinvolto con persone che ti usano come cuscino, un'opzione di secondo piano o un terapista per la guarigione emotiva, più tempo ti allontani dalla comunità che desideri. Forse, se smetti di apparire, non sei ricercato. Forse, se smetti di provare, la relazione finisce. Forse, se smetti di inviare messaggi, il tuo telefono rimarrà buio per settimane. Questo non significa che hai rovinato una relazione, significa che l'unica cosa che trattenevi era l'energia che solo tu davi per mantenerla. Questo non è amore, è attaccamento. È voler dare una possibilità a chi non lo merita. Ti meriti molto, ci sono persone che non devono essere nella tua vita, ti accorgerai. La cosa più preziosa che hai nella tua vita è il tuo tempo ed energia, poiché entrambi sono limitati. Quando dai il tuo tempo e la tua energia, definirai la tua esistenza. Quando te ne accorgi, inizi a capire perché sei così ansioso quando passi del tempo con persone, in attività, luoghi o situazioni che non ti conviene e non devono starti vicino. Ti viene rubato in energia. Inizierai a renderti conto che la cosa più importante che puoi fare per te stesso e per tutti coloro che lo circondano è proteggere la tua energia più ferocemente di qualsiasi altra cosa. Fai della tua vita un rifugio sicuro in cui sono ammesse solo persone compatibili con te. Non sei responsabile di salvare nessuno, non sei responsabile di convincerli a migliorare. Non è il tuo lavoro esistere per le persone e dar loro vita. Perché se ti senti male, se ti senti in dovere, sarai la radice di tutti i tuoi problemi per la tua insistenza, temendo che non ti restituiscano i favori che hai concesso. È il tuo unico obbligo capire che sei il padrone del tuo destino e accettare l'amore che pensi di meritare. Decidi che meriti amicizia vera, impegno vero e amore completo, con persone sane e prospere. Poi aspetti e vedi quando tutto inizia a cambiare e cambierà. Questo è certo, con persone positive e di buona energia. Non perdere tempo con gente che non vale la pena. Il cambiamento ti darà l'amore, la stima, la felicità e la protezione che meriti.